Buone notizie per gli studenti pescaresi. Dopo 2 anni di tagli al bilancio, a mezzo delibera di giunta arriva la notizia di 50.000 euro stanziati per l'arredo scolastico e nello specifico verranno rinnovati 187 banchi e rispettive sedie destinati alla scuola secondaria, 144 per la scuola primaria e 176 destinati invece alla scuola per l'infanzia. Dice il sindaco, recitando D'Annunzio, settembre andiamo, è tempo di migrare, il Vate si riferì ai suoi conterranei pastori, il sindaco alla pubblica istruzione. Settembre andiamo, è tempo di migrare ed è anche tempo di tornare a scuola. Prima dell'inizio dell'anno scolastico questa amministrazione naturalmente ha ritenuto di incontrare il mondo della scuola in vista della riapertura di settembre. Abbiamo fatto un meeting ai primi di agosto e naturalmente il mondo della scuola ha alcune criticità, la più immediata e importante delle quali ci sembrava quella degli arredi scolastici, perché è difficile pensare di poter fare scuola se non ci sono banchi e sedie. Ci siamo attivati in conseguenza per appunto garantire un inizio tranquillo e seduto, che a me sembra indispensabile. Negli ultimi anni erano stati destinati 19.000 euro per il 2012 e 39.000 per il 2013. In tempo di crisi si toglie da un lato per destinare laddove la coperta è rotta, ma è impossibile sapere dal sindaco chi risentirà del taglio. Diciamo che fra le pieghe del bilancio naturalmente si individuano delle priorità e garantire una corretta ripresa dell'anno scolastico è sicuramente una priorità e ci siamo, ripeto, attivati in questo senso. E invece la vecchia amministrazione dov'è che li aveva dato? Perché ovviamente ci sono 20.000 euro di differenza, quindi a cosa vanno tolti? Noi abbiamo ritenuto di rimpinguare questa voce perché la criticità, l'emergenza che ci è stata segnalata, ripeto, è questa. E quindi i 50.000 poi sono usciti.